temi economici, seconda e ultima giornata degli stati generali dell'economia abruzzese, l'evento organizzato dalla Regione Abruzzo. Anche oggi pomeriggio tanti i relatori e gli argomenti trattati. Noi abbiamo in collegamento diretto dal Palabecci di Pescara Anna Di Giorgio, che saluto. Buonasera Anna. Buonasera Paolo, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del TG8, da me è Diego Martelli, siamo effettivamente ancora qui al Palabecci di Pescara, dove si è da poco conclusa la seconda giornata di questo summit sull'economia regionale abruzzese, Abruzzo Economy Summit, appunto, sugli stati generali dell'economia della nostra regione, un evento promosso dalla regione Abruzzo e organizzato dall'agenzia Mirus, che si è svolto appunto qui al Palabecci di Pescara per affrontare tematiche legate ovviamente all'economia non soltanto regionale per la verità ma anche globale, perché sono stati tanti temi trattati anche alla luce delle recenti problematiche innescate prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina con la conseguente crisi energetica di cui quotidianamente ci occupiamo anche nei nostri servizi. Ma questi sono stati due giorni di approfondimenti che hanno gettato le basi proprio per capire qual è la strada da percorrere per continuare ad andare verso la transizione ecologica, la transizione digitale, per capire quali sono le tante opportunità che arrivano dai vari settori dell'economia anche regionale, appunto pensiamo all'automotive, motore trainante appunto dell'industria abruzzese, ma si è parlato anche per esempio in questa seconda giornata di cyber security e di tanto altro ancora, anche le opportunità legate alla ZES e si è parlato anche a margine appunto di tutte queste tematiche che sono state affrontate della questione legata al raddoppio della ferrovia Pescara-Roma o della velocizzazione appunto dell'alta velocità del tracciato ferroviario che collega le due sponde, i due mari appunto, l'Adriatico ed il Tirreno, una tematica che è stata oggi affrontata anche dall'onorevole Nazario Pagano, che è intervenuto anche qui in questa due giorni per l'Abruzzo Economy Summit. Sentiamo l'intervista appunto che abbiamo realizzato proprio nel pomeriggio io e Diego Martelli. Onorevole Nazario Pagano, si continua a parlare del raddoppio della ferrovia Pescara-Roma, le recenti dichiarazioni del ministro Salvini parlano di criticità, insomma così il ministro Salvini, sulla realizzazione di questa opera che sarebbe strategica proprio per il collegamento di due regioni. Sì, non è solo il collegamento di due regioni, è il collegamento finalmente tra l'Adriatico e il Tirreno, fra Roma e Pescara, che è un'opera strategica nazionale considerata tale perché sarebbe tra l'altro un'opportunità di rapido collegamento, si parla di due ore in fase finale fra Roma e Pescara, e questo è fondamentale per l'economia della nostra regione. Le criticità sono legate al fatto che alcune amministrazioni locali stanno ponendo problemi sul tracciato della nuova ferrovia, e quindi è chiaro che se queste problematiche vengono tecnicamente superate l'opera si farà, se queste problematiche non vengono superate con un nuovo progetto tecnico allora c'è il rischio che l'intera opera non si faccia. Io credo che però il popolo abruzzese non possa attendere dopo un secolo di attesa per una nuova ferrovia che ci colleghi a Roma, non credo che possa attendere ancora. Io penso che vadano assolutamente superate queste criticità e che l'opera si faccia. D'altro canto è stata inserita come unica opera strategica nel piano nazionale di ripresa e resilienza tra le opere abruzzesi, credo che questo appuntamento gli abruzzesi non lo possono perdere. Oggi si è parlato anche di automotive nell'ambito di questa seconda giornata di lavori per l'Abruzzo Economy Summit e proprio anche per l'automotive quest'opera sarebbe strategica perché, come diceva lei, collegare il Tirreno e l'Adriatico consentirebbe anche a una parte della produzione dell'industria della nostra regione, insomma, di velocizzare i tempi. Ma sì, diciamo che la realizzazione di opere infrastrutturali, soprattutto sulla mobilità, sono fondamentali per la crescita di un territorio, economica di un territorio. Non bastano le strade, le autostrade, i porti, gli aeroporti, sono assolutamente necessarie anche le ferrovie. Quindi questa ferrovia
è fondamentale per la crescita economica del nostro territorio, per velocizzare la mobilità e soprattutto per attrarre investitori sui nostri territori da altre regioni. Noi pensiamo che dobbiamo assolutamente, noi classe politica, classe dirigente di questa regione, dobbiamo assolutamente trovare le modalità per superare le difficoltà tecniche, per cercare di far capire anche ai nostri amministratori locali che è meglio trovare una soluzione se si prendono la responsabilità di mandare a monte un'opera fondamentale che per troppo tempo è stata attesa dalle popolazioni abruzzesi. Anna, torno da te per i saluti oppure per sapere se c'è qualche altra cosa da aggiungere. Sì, aggiungiamo semplicemente che le conclusioni di questa seconda giornata sugli stati generali appunto dell'economia sono state affidate al sindaco di Pescara, Carlo Masci. In realtà doveva presenziare la chiusura dei lavori il governatore Marco Marsilio, che però, come sappiamo, appunto è stato impossibilitato per essersi fratturato ieri il perone e quindi non ha potuto raggiungere appunto la platea per le conclusioni di queste tavole rotonde che sono state moderate appunto dal giornalista Massimo Giletti. Le conclusioni, dicevamo, sono state affidate a Carlo Masci, che ha detto in realtà la vera transizione deve essere quella culturale, quella sociale, perché deve dare davvero la spinta a livello anche ideologico per cercare poi di raggiungere il traguardo, l'obiettivo reale delle varie transizioni di cui si è parlato appunto nel corso di questi due giorni di tavole rotonde e di dibattiti. Chiudiamo dicendo semplicemente che dall'anno prossimo la terza edizione ritornerà all'Aurum di Pescara e si ritornerà anche a settembre. Queste alcune anticipazioni, già si sta lavorando dunque alla terza edizione dell'Abruzzo Economy Summit o Summit, che dir si voglia, insomma. E questo è tutto. Paolo, se non hai domande, io e Diego Martelli ti restituiamo la linea.